Austerità e sicurezza pubblica non vanno molto d'accordo, si tratta di un assunto piuttosto logico. D'altronde, se nel mio quartiere avvengono molti furti, la prima cosa che faccio è quella di preservare, diciamo, la mia casa, quindi magari investendo del denaro per installare una porta blindata o un antifurto, per esempio, quindi spendendo denaro per la sicurezza della mia famiglia. In questi giorni, dopo gli ultimi tragici fatti di Bruxelles, ho voluto cercare i dati relativi all'Italia sulla spesa dello Stato per quanto riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza. Quello che balza agli occhi è che la spesa, in linea un po' con tutti gli altri paesi d'Europa, è aumentata gradualmente a partire dall'11 settembre 2001, con l'attacco alle Torri Gemelle, fino al 2011, con l'arrivo del governo Monti e le sue politiche di austerity. Il 2011 si era chiuso con una spesa per pubblica sicurezza di circa 32,5 miliardi di euro. Dopo quell'anno la sforbiciata più incisiva alla spesa per pubblica sicurezza l'ha portata proprio il governo dei professori, tagliando circa 1 miliardo di euro nel 2012. Per avere un'idea di quanto sia 1 miliardo di euro, è come se, e sottolineo come se, in un anno fossero stati licenziati circa 35.000 poliziotti. E per rendersi conto della proporzione, teniamo conto che gli agenti di polizia in Italia sono circa 100.000. Dal 2012, quindi, il comparto della sicurezza in Italia ha subito tagli fino ad arrivare al 2014, ultimo dato disponibile, che si è chiuso con una spesa pari a 30,9 miliardi di euro. Apro parentesi, per chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente questi numeri e questi dati, può andare sul sito dell'Eurostat o dell'OCSE e cercare nel database queste parole: Government Expenditure by Function, e al suo interno ricercare la parola specifica Public Order and Safety. Parentesi chiusa. Certamente quanto appena riportato non sta a significare che aumentando gli investimenti in pubblica sicurezza si potrà evitare che si verifichino attacchi terroristici o di altro genere, ma non vorrei trovarmi nei panni di quel governante i cui cittadini si trovassero a subire un attentato dopo che lui stesso si sia reso responsabile proprio di quei tagli alla spesa pubblica, per esempio per rispettare i vincoli di bilancio imposti dai trattati europei.